Trentino, terra di sport, terra di sportivi, terra di campioni. E quindi abbiamo uno davvero speciale, è Cesare Maestri, campione europeo di corsa in montagna. Cesare, cosa ci fai qua? Ciao, Ciao. sono qua ad allenarmi, io abito in queste zone, quindi spesso sono qui a fare i miei allenamenti a correre, qua è un po' al centro dello sport in questa zona e quindi mi diverto. Infatti, dice bene Cesare, questo è il cuore dello sport in giudicare ed è esattamente il punto di arrivo della Dolomitica Run Half Marathon, la mezza maratona della Valrendena, partenza da Pinzolo e arrivo qui, sulla pista d'atletica dello stadio di Tione di Trento, in località Sesena. Cesare Maestri si allena qui, si allena in queste montagne per poi andare a fare grandi risultati in Europa e anche nel mondo. Prima mi stava dicendo che si sta preparando per i mondiali, vero? Andrà in Thailandia. Sì, esatto. Adesso l'ultimo appuntamento importante di quest'anno saranno i mondiali in Thailandia. Dai, mi sto allenando bene, speriamo di arrivarci al meglio della mia condizione. E, dai, l'Europeo è andato bene, questa stagione è andata bene, quindi sarebbe la ciliegina sulla torta. Esattamente, proprio obiettivi raggiunti. Il nostro obiettivo è proprio invece quello del 18 settembre, cioè fra 2 settimane la nostra mezza maratona. Cesare la conosce molto bene e a lui voglio proprio chiedere cosa ti sembra di questo percorso? Sì, io lo conosco benissimo perché mi alleno tanto qua. Tra l'altro mio papà è di Carisolo, quindi mia mamma è di Bolbena, sono proprio cioè il percorso collega un po' i due paesi. E secondo me la gara è bella perché passa in una valle bellissima che è la Valrendena e il percorso comunque è veloce perché tende a scendere. Però non è da sottovalutare perché ha spesso delle risalite e comunque è un percorso mai regolare, sempre vario, quindi bisogna sapersi un po' adattare ad ogni tipo di cambio di ritmo, e partire regolari e cercare poi nell'ultima parte di dare tutto. Sì, sono 21 chilometri immersi completamente nel verde su un percorso, su un tracciato completamente asfaltato, ma che presenta comunque dei passaggi tecnici. I campioni come te si sanno gestire, i campioncini invece hanno bisogno di qualche consiglio. Il tuo qual è? Il mio consiglio in una mezza è quello di cercare di capire già prima della gara il tempo che si vuole fare e quindi cercare di impostare la gara su un ritmo il più regolare possibile. E secondo me quello è fondamentale perché partire troppo forti vuol dire poi arrivare sulle gambe alla fine, fare tanta fatica e partire troppo lenti dall'altro lato magari si può finire forti, ma comunque ci si gioca già dei secondi importanti. Quindi la regolarità è importante in una gara così. Per quanto riguarda l'alimentazione, i colpi di fame li gestisci in maniera personale, cioè ognuno ha un proprio modo per gestirli oppure ci sono delle regole? Sì, penso che su quello ognuno ha un po' la sua strategia. Io in una mezza non mangio durante la gara, nel senso che non prendo gel, e piuttosto penso che sia importante cercare magari ristori di bere, perché dipende un po' la giornata, ma se dovesse essere una giornata di sole in cui comunque si suda tanto, è importante bere. E alimentarsi bene il giorno prima e il mattino della gara. E poi ci sono le energie per correre. Grazie Cesare. Allora, il nostro augurio è quello di fare un grandissimo mondiale, di mettere la ciliegina sulla torta. Il tuo augurio a noi invece qual è? Grazie del vostro augurio. E il mio è quello di spero che ci sia davvero tante persone che vengano a fare questa gara perché merita davvero. E spero che sia una giornata di sole, visto che l'anno scorso l'acqua aveva influenzato un po' la giornata, la gara. E quindi ecco, il mio augurio è questo, e in bocca al lupo a tutti, e divertitevi prima di tutto e poi fate il vostro meglio. Grazie di cuore, campione. Ciao!